Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi vogliamo raccontarvi cos'è la nanomedicina e come aiuta medici e pazienti nella pratica clinica. Noi siamo il Labion, il laboratorio di nanomedicina e biofotonica clinica della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano e ci occupiamo di trasferire le conoscenze in ambito nanotecnologico alle esigenze dei pazienti che vengono curati presso il nostro ospedale. L'obiettivo del nostro lavoro è capire come curare al meglio i malati e allo stesso tempo aiutare i medici a progettare nuove terapie o nuovi programmi riabilitativi grazie a diagnosi più veloci e più precise. La nanomedicina è l'applicazione medica delle nanotecnologie, cioè delle conoscenze dei sistemi nell'ordine di grandezza del miliardesimo di metro, ossia nell'ordine di grandezza dei nanometri. La nanomedicina si avvale di tecnologie altamente avanzate, che sono il frutto di una ricerca tecnologica che viene poi trasferita alle scienze mediche e alla biologia. Lo sviluppo di un progetto di nanomedicina e la realizzazione di un prodotto nanotecnologico sono necessari ricerca, tecnologia e soprattutto tanta curiosità. Per darvi un'idea di cosa si intende con un nanometro, guardiamo questa scala. La stella gialla indica un nanometro, cioè qualcosa di più piccolo di una cellula e più piccolo anche del DNA. Tenete presente che gli oggetti delle dimensioni nanometriche sono invisibili agli occhi e anche la maggior parte degli strumenti che troviamo in laboratorio in realtà non permette al nostro occhio di vedere oggetti nanometrici, ma dobbiamo usare strumenti specifici. Un esempio ora molto comune di particella, per così dire, di dimensioni nanometriche è il virus SARS-CoV-2, che ha dimensioni di circa 150-300 nanometri. Come ben sapete, non è visibile, ma abbiamo bisogno di strumenti specifici come microscopi elettronici a trasmissione per vederlo. Oppure, per vedere delle nanoparticelle, dobbiamo sfruttare le proprietà della luce e l'interazione fra luce e nanoparticelle per visualizzarle sotto forma di colori. La ricerca biomedica parte sempre da una necessità clinica, indicata dai medici che sono a diretto contatto con i pazienti e trova soluzioni nuove e innovative a quelli che sono attualmente i principali problemi per i pazienti. La ricerca biomedica è per sua natura multidisciplinare. I ricercatori lavorano in sinergia, mettendo insieme competenze diverse, come lo studio della biologia, l'innovazione tecnologica, lo studio della chimica, la sintesi di molecole o di farmaci, nel nostro caso nanofarmaci. Puoi testarli sulle cellule e poi sugli animali, così da poterli portare al paziente. Nel nostro ospedale e nel nostro laboratorio lavoriamo principalmente su malattie del sistema nervoso centrale, ossia malattie del cervello. In particolare malattie neurodegenerative come Parkinson, Alzheimer, SLA o cerebrovascolari come l'ictus. Le malattie di cui ci occupiamo richiedono spesso un miglioramento della diagnosi e della terapia e l'obiettivo della ricerca nel nostro campo è proprio quella di trovare soluzioni che rendano migliore la vita del paziente, o perché viene facilitata la diagnosi e reso più tempestivo e rapido il trattamento, o perché il trattamento diventa più efficace. Oggi vi vogliamo raccontare uno dei nostri progetti, il progetto Nevermind. Nevermind è un progetto finanziato dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica ed è svolto in collaborazione con molte istituzioni importanti in Regione Lombardia. Si tratta di un progetto multidisciplinare, che parte dallo studio di base delle molecole, passa attraverso le nanotecnologie per costruire nanofarmaci potenti ed efficaci, con l'obiettivo di trovare una strategia vincente per la cura di gravi malattie attualmente non curabili, in particolare la malattia di Alzheimer e il glioblastoma. Ma per capire meglio di cosa ci occupiamo, vi raccontiamo cosa sono queste malattie. La malattia di Alzheimer forse qualcuno di voi l'ha già conosciuta o sentita nominare. È una malattia che colpisce soprattutto le persone anziane ed è a livello mondiale la più frequente fra le demenze, ossia fra quelle malattie che come sintomo principale portano alla perdita della memoria.
Quello che succede al nostro cervello quando si ha la malattia di Alzheimer è che il suo volume, cioè le sue dimensioni, progressivamente si riducono e alcuni neuroni, cioè le cellule più importanti presenti nel nostro cervello, muoiono. Questo fa sì che la persona con la malattia di Alzheimer perda la memoria e si modificano alcuni dei suoi comportamenti fino a diventare incapaci di eseguire le attività della vita quotidiana, come mangiare, lavarsi, prendersi cura della casa o di se stessi, e progressivamente diventano incapaci anche di comunicare e riconoscere i familiari o le persone care. Altrettanto grave, anche se completamente differente come patologia, è il glioblastoma. In questo caso non abbiamo a che fare con una malattia lenta e progressiva, ma con un tumore, che spesso può svilupparsi anche molto velocemente. I tumori sono malattie in cui alcune cellule improvvisamente impazziscono e iniziano a non rispondere più ai segnali che il nostro corpo manda. Iniziano a moltiplicarsi e vanno a ostacolare la funzionalità normale dell'organo in cui si trovano o di quelli vicini. Nel caso del glioblastoma, l'organo colpito è il cervello. Un'altra caratteristica del glioblastoma è che si tratta di un tumore maligno, che vuol dire che tende a diventare sempre più grande. Non rimane limitato né localizzato in un punto, ma tende a espandersi fino a invadere non solo il cervello, ma anche gli altri organi. Per tutte e due queste malattie gravi e potenzialmente letali ci sono delle terapie attualmente, ma purtroppo non sono sempre efficaci su tutti i pazienti o danno gravi effetti collaterali. Per questo la ricerca biomedica vuole intervenire per trovare nuove soluzioni, ma perché non sono stati ancora trovati farmaci efficaci? Perché non è stata trovata una cura, nonostante i molti anni di ricerca e le conoscenze dei meccanismi molecolari che causano la malattia? Una delle motivazioni è l'organizzazione stessa del nostro corpo. Alcuni farmaci diretti contro le malattie del cervello risultano purtroppo inefficaci, perché il nostro sistema nervoso centrale risulta inaccessibile. Il nostro cervello è infatti estremamente prezioso. Coordina tutte le funzioni più evolute del nostro organismo e per questo la natura ha pensato di renderlo praticamente inaccessibile. Infatti, intorno al nostro cervello ci sono non solo le ossa del cranio che lo proteggono dagli urti, ma anche un sistema di membrane chiamate meningi e una barriera a livello dei vasi sanguigni chiamata barriera ematoencefalica. Sono due strutture anatomiche importantissime, che servono a impedire a virus, batteri, di arrivare al nostro cervello per danneggiarlo. Purtroppo, però, la barriera ematoencefalica impedisce anche alle molecole che costituiscono i farmaci contro Alzheimer e glioblastoma di penetrare nel tessuto nervoso. La presenza della barriera ematoencefalica fa sì che la maggior parte dei farmaci tradizionali ad oggi risulti inefficace, perché non è in grado di attraversare la barriera, ma rimane bloccata nei vasi sanguigni senza raggiungere nella giusta quantità la zona interessata dalla malattia. Al contrario, i nanofarmaci sono studiati apposta per attraversare la barriera ematoencefalica. Entrano nel tessuto nervoso e quindi all'interno del cervello, andando a portare la giusta quantità di molecole laddove servono. Ma come sono fatti questi nanofarmaci? I più comuni e già approvati per altre tipologie di malattie sono i liposomi. Si tratta di vescicole sferiche, costituite generalmente da un doppio strato di fosfolipidi. I fosfolipidi sono le molecole che vedete rappresentate nell'immagine in basso a destra e hanno una caratteristica importantissima, quella di avere una testa a cui piace l'acqua e delle code invece non sopportano il contatto con l'acqua. Questo fa sì che si vadano a disporre con tutte le teste vicine fra loro e tutte le code rimangono invece al riparo dall'ambiente acquoso. Per questa caratteristica, i fosfolipidi vengono chiamati molecole anfifiliche, cioè dotate di una porzione lipofila e di una porzione idrofila, ossia che ama il contatto con l'acqua. In nanomedicina i liposomi sono impiegati con successo per la veicolazione di farmaci, perché sono biocompatibili, biodegradabili e possono trasportare farmaci con diverse caratteristiche chimico-fisiche. Le molecole lipofile vengono intrappolate all'interno del doppio strato fosfolipidico, mentre quelle idrofile, che amano l'acqua,
si possono posizionare all'interno del compartimento acquoso del liposoma. I liposomi sono studiati ormai da molto tempo e si trovano in moltissimi prodotti in commercio, anche al supermercato o in profumeria, per esempio integratori alimentari o prodotti cosmetici contro invecchiamento e per l'idratazione. In laboratorio la tecnica più comune per prepararli si chiama idratazione del film lipidico. In cosa consiste? Per la preparazione dei liposomi si solubilizza una miscela lipidica in un solvente organico, ossia in una soluzione costituita tipicamente da cloroformio e metanolo. In seguito il solvente viene evaporato tramite un evaporatore rotante, con lo scopo di ottenere un sottile strato lipidico chiamato film lipidico. Al film lipidico viene aggiunta poi una soluzione tampone e la dispersione così ottenuta viene agitata con il vortex, uno strumento che serve proprio ad agitare le soluzioni. In questo modo il film si distacca dalle pareti e forma i liposomi, che saranno caricati col farmaco di interesse. Il risultato che si ottiene è una soluzione ricca di liposomi chiamati multilamellari, che sono in sospensione. Successivamente i liposomi vengono fatti passare attraverso l'estrusore, con lo scopo di ridurre le loro dimensioni intorno ai 100-200 nanometri. Infine, vengono purificati secondo una metodica chiamata cromatografia a gel filtrazione per separarli dalla frazione di farmaco rimasta libera. Ma torniamo a noi e al progetto Nevermind, a cui il laboratorio Labion sta lavorando. Il progetto prevede lo studio e produzione di nanoliposomi insieme a due importanti atenei, l'Università degli Studi di Milano e l'Università degli Studi di Milano Bicocca. I liposomi che stiamo studiando sono caratterizzati dalla struttura lipidica tipica dell'liposoma, come detto prima, dalla presenza di una proteina target in grado di riconoscere dei recettori specifici presenti sulle cellule della barriera ematoencefalica. Questi liposomi vengono poi caricati in modo specifico con alcuni farmaci per glioblastoma o per Alzheimer. L'idea è quella di avere dei liposomi che possono circolare nel sangue, riconoscere dei specifici recettori sulla barriera ematoencefalica e grazie a questi recettori entrare nel tessuto nervoso, cioè all'interno del cervello dove è presente la massa tumorale o la lesione dovuta alla patologia neurodegenerativa. Come per tanti farmaci, è possibile che questi liposomi vengano riconosciuti anche da cellule che non sono quelle che noi consideravamo i destinatari del farmaco. Nel nostro caso specifico, il rischio è che vengano riconosciute dalle cellule del sistema immunitario circolanti. Questo rischio è reale e sarà una delle problematiche da studiare nel corso del progetto Nevermind. Ma qual è il vantaggio dell'utilizzo di questi nanovettori ingegnerizzati carichi di farmaci per il trattamento di glioblastoma e per la malattia di Alzheimer? L'idea è che questi liposomi possano arrivare in modo specifico a livello della massa tumorale o della lesione cerebrale, a differenza dei farmaci tradizionali che abbiamo visto vengono lasciati in circolo e non riescono a penetrare la barriera ematoencefalica. I liposomi ingegnerizzati entrano nel sito di lesione e rilasciano il farmaco andando a portare la molecola solo nel punto dove serve, secondo il principio della medicina di precisione. Il nostro progetto è partito a inizio 2020 e speriamo di potervi raccontare presto di aver raggiunto il nostro obiettivo. Grazie per la vostra attenzione.